Eccoci qui per la seconda parte di show, uno show che è stato molto intenso fino adesso, soprattutto le parole di Shane Ross, no, nei confronti dell'attuale general manager Gianfranco, e poi le parole di Kimberly nei confronti di Tim Howard. Secondo te Kimberly ha ragione nei confronti, nel parlare così verso questa campionessa, che è un po'... insomma, non so come definirla, sì. Insomma, è un po' fuori anche dal mondo del wrestling, dai. Ma, oddio... Secondo me non ha tutti i torti, però forse potevo usare dei toni un po' migliori per dirlo, cioè sembra un po', vabbè, sì è vero, sei fuori del, cioè, cosa sei venuto a fare che tu non sei una wrestler e tutto, non ha tutti i torti, però, ma... Mi sembra un po' forzata, ecco, anche secondo me. Sì, abbastanza, cioè, capisco aversi la morte, e, vabbè. Adesso tu non hai mai avuto un titolo ultimamente, però beh, non però prendersela così tanto. Diciamo che Kimberly Jason è un po' una paladina, no? Di quello che era il vecchio wrestling, visto che comunque sono più di 13-14 anni che è qui. No, di più, provo di più, E quindi Sì, in effetti sì, diciamo che insomma è da troppo tempo che non ha un titolo. Secondo quindi me. secondo me ha avuto l'occasione di potergli elevare il titolo e casomai appunto che fra un po' ci avreste da me, mi ha detto Ma che sentiamo no. la prossima, man. Cioè non l'ha Sì, detto, però penso che sia settimana prossima, non ci sono. dici? Beh, mi Beh, sembrava chiara. Poi Tina è una che combatte, non è una che dice no, devi sì, no, meritarti il titolo. io mi aspettavo tipo non so che se affrontassero a questo punto ormai avreste da me, perché Beh, attenzione è che perché da manca qua a Brest tanto. siamo. Oggi è qua. È il 2 marzo. Quindi, Ma attenzione, eh. tre settimane più o meno, ma neanche. Ma in 3 settimane No, tre possono succedere settimane tante sì. cose, eh. Cioè, non è Lo so. che. Cioè, anche perché, lo sai che arrivare a WrestleMania in maniera pesante, cioè senza match titolati, non è che sia il massimo, eh. Cioè, nel senso che comunque sia, il fan deve anche aspettarsi cose importanti da qua a WrestleMania, non può stare 3 settimane Vabbè, così. quello Poi sì. si sa che a Quello sì, beh. WrestleMania cambieranno molte È la cose. creme della creme. Sì. Quindi preparatevi a vedere di tutto. Mamma mia ragazzi, WrestleMania 39 penso che sarà ancora più intensa dell'anno precedente, l'anno scorso, perché l'anno scorso abbiamo avuto grandi match come White Bernie contro Bernie, Davy Jones contro Stefandro, e anche altri, insomma, però quest'anno mi sembra che le faide anche siano un po' migliori, dai, un po' meglio. Quest'anno mi sa che sì, mi sa che ci saranno match veramente importanti, eh. Sì. E poi Beh, c'è. uno fra tutti ha già annunciato Sì. Storm contro Bernie, che non è un match da poco. Sì, Cioè, infatti io non match qualunque, ecco, non è un match qualunque. appunto. Però vabbè, il Money in the Bank giustamente, perché ormai abbiamo visto le qualificazioni, Ora ti stiamo vedendo le metto la pulce qualificazioni. nell'orecchio, ma Storm ha fatto bene andare contro a iniziare questa faida oppure a pretendere magari un match titolato a WrestleMania? Perché secondo me Ma se fosse stato lui non ne ho essere il idea. primo sfidante a questo punto già io avrei pronosticato la vittoria di Storm contro Isman Asa o contro Victor Orton, insomma. Sai che non ne ho la più pallida idea. So solo che se dovesse battere Bernie a WrestleMania, cioè, dopo tu puoi chiamarti Boyotto, John Pranzo, chiunque tu sia che ne è titolato. Cioè, non è che se lo merita, se lo Di più. stramerita. Perché, cioè, non batte. Cioè, non è che tipo batte il primo jobber qualsiasi, cioè. Oh, Non è che batte batte uno un che. campione television, batte proprio la leggenda, diciamo. Appunto. Non una leggenda, la leggenda, ecco. In effetti. E invece di Tommaso, che mi dici? Tommaso, sai che non lo so, sinceramente. Tanto questo è un rematch, Perché eh? allora La Fastlane, sì, eh? Quindi. vedremo se riuscirà a vincere anche stasera, se riuscirà a fare la doppietta a sto punto. Ma io Perché credo che dato che ha Tommaso da vinto. questo match possa anche. Gli basterebbe poco. Magari non vincerlo, però, ma anche un conteggio fuori, una squalifica a favore, chiaramente. Cioè, Però alla fin fine. Cioè, il match lui l'ha non so vinto contro se. Cougar. No, vabbè, però nel senso che.
non c'ha nulla da cui regavare da questo match, nel senso che alla fine ha vinto e ha la sua partecipazione, la sua chance a WrestleMania grazie al Money in the Bank. Quindi da. Infatti ti ho detto prima, non so perché il Money in the Bank è un match troppo caotico. Cioè non sei sicuro, non dici che c'è uno più pronosticabile di un altro, perché può vincere chiunque. Sì, concordo su questo. Fino adesso i lottatori sono Martin Johnson. Vabbè. cosa fatti, vabbè, okay. Copia tipo Tommaso qua, secondo me. Cougar è impazzito. A proposito di impazzito, questo Cougar Apocalypse ormai è nell'aria. Cioè, è vero che Apocalypse è dietro le sbarre, allora, però a sto punto, dato che penso che ci sarà una resa dei conti sì, dai. E ormai WrestleMania è vicina, penso che organizzeranno qualcosa anche per loro due. A meno che non buttano la rivalità nel cesso. Sappiamo bene che però, attenzione, Apocalypse. Sappiamo bene però che Apocalypse è dietro le sbarre, quindi non è una situazione semplice. Perché appunto tu mandi uno delle sbarre che magari ti uccide Cougar. Cioè, te lo fa fuori. Non esageriamo. Con Apocalypse io non ci giurerei, Sì, non hai tutti in torto. Insomma. Non hai in effetti. Verrà tipo scortato tipo con la SWAT fino al ring praticamente. Sì. Più o meno. Mamma mia ragazzi. Comunque intanto Cougar sta portando bene. Sì. Beh, ragazzi, Cougar comunque, anche se in questo periodo è più di là che di qua, perché intanto la testa. La sua testa è più di là che di qua. Sarà sempre Cougar. Qua Sigue One. No. Non riesce. Mamma mia ragazzi, ma Tommaso c'ha l'anestetico per Cougar proprio. Cos'è? La bestia nera di Cougar. Ecco, un appunto forte di Tommaso è proprio la difesa. Ha le mosse più forti del suo avversario. Quindi questa è una cosa importante. Aspetta. La terza. No. Mamma mia, powerbomb. Mamma mia, Tommaso qua. E poi Just Standard pure è rimasto così. Uno. Due, no. Aia. Mamma mia, aiuto. E le palle vanno in gola. Cioè, il vero senso della parola. Dipende come preferite. Comunque stavo dicendo, i partecipanti di Money in the Bank sono Tommaso, Cappelli, Sears, Martin Johnson e Ferrer. E poi non per so altro di WF, forse c'era anche un altro. Jamari Mito. Sì, Jamari Mito contro Esteban. Sì, ne manca soltanto uno della WF. È vero, c'hai ragione. Beh, io tra questi Tommaso e Sears li vedo in vantaggio. Ora dimmi quello che vuoi, però. Io starei attento anche a Martin. Sappiamo che Martin è un figlio. È un FDP. Beh, sarebbe. Io comunque. Sarebbe clamorosa una vittoria di Martin, vabbè, tutto. Clamorosa, poverino, dai, anche lui almeno ogni tanto una gioia. Non ha mai vinto una mazza di importante, quindi. Qui intanto Cougar si carica, Tommaso niente da fare. Oh mamma mia. Cioè, ma che difesa c'ha da Tommaso? Aiuto! Veramente. È un robot! Cioè, è un robot veramente! Io difensore della patria? Ma perché? Aiuto, io difendo va me bene, stesso. Okay. Beh, certo, devi difendere Tommaso. Attenzione, però, qui! Un buster sul ginocchio. Sì. Cougar comunque sta impazzendo. Sì, ma sì, sta diventando più pazzo che mai. Tommaso qui! Voglio Cougar con la camicia di forza. Tu ci faccio vedere che è impazzito. No, vabbè, mamma mia, aia, Backbreaker. E due parole spendiamo anche su Mike Hammett e Lester Barkley, che insomma prendila nell'ufficio hanno fatto un po' giusto di... un altro match che probabilmente avrebbe visto anche questo, perché ormai che non si affrontano nella puntata settimanale. Sei rimasto un po' perplesso dal volo di Cougar. Sì, in effetti stavo dicendo che probabilmente la resa dei conti anche per loro è là.
Sì, bene, sto dicendo, non la disperso nell'universo. Quindi. E tu sai benissimo che uno dei tuoi grandi lottatori sarà assente, David Johnson. Come hai preso questa cosa? Abbastanza male, ecco, va bene, ok. Vabbè, Cougar era eri te con Cougar ieri sera al ristorante? No. No. L'hanno visto un qualcuno, non so. Mi hanno visto con dei nuovi prospetti, no, non è vero. Una balla. No, ero forever alone nel ristorante. Nessuno c'era con me. Cioè, però ragazzi, andiamo al match perché qui Cougar super atomic drop. Sì, ginocchiata dritta nel sedere. Ma si comanda ancora, niente da fare. Incredibile. Ma Tommaso c'ha veramente il coso, l'anestetico per la CP1. Sì, radar. C'è veramente. Vabbè, qua va lo schienamento. Uno, due e tre. No. No. Beh, invece comunque ci siamo persi un po' il match. Sì, però è comunque intenso, dai. Anche se non c'è nulla in palio, cioè, alla fine. No. Posso dire che è più intenso di quello di Fastlane. Oh no! La mazza di Cougar! Ho preso la mazza! Ed è Cougar, giustamente, dammi la mazza, che sennò ti ammazza. Ecco, state fermi. È praticamente detto. Cioè, veramente. Adesso qua si perdono fuori dal ring, ragazzi, aiuto. Jack sulla mazza! Oddio! No, col braccio, forse. Dai. Sì. Non ne ho la più pallida idea, però fa male. Così eventualità fa male. Intanto sentiamo anche il conteggio dell'arbitro, perché siamo al punto di 5, forse. Sì, penso di sì. Fammi vedere bene. 6, sì, ok. 7? 6? Sì. Oh, attenzione, ammazzo qua di te! Oddio! Mamma mia, la gamba di Cougar fa crack. 9? 8? 8? Tommaso, vabbè, è finita, ma dai, vince per conteggio fuori. Diciamo che non è il peggio dei mali, il male maggiore per Cougar, però non è neanche il bene maggiore per Tommaso. Cougar, l'altro Cougar, non quello di ora, lo avrebbe distrutto Tommaso, parliamoci chiaro. Sì. Cioè, il Cougar di qualche mese fa lo avrebbe distrutto. Sì, è invece vero. Ragazzi, però guardate qua la DT, non ce la fanno vedere. Per me sarà pazzesca questa DT che li eseguiva. Ma secondo me Cougar si è fatto male anche la gamba, perché hai visto che è caduto tavolo. Sul tavolo, sullo spigolo pure. Cioè più o meno, cioè fra il tavolo e la barricata, non abbiamo visto bene però. Eh sì ragazzi, tra poco ci sarà un recap di quanto ho corso a Fastlane domenica scorsa. Noi penso dovremmo dover il match tra Sears e Bartley, quindi restare con noi.
what I know now, but I'd probably do the same. Yeah, I get the feeling it's planned out from the cradle to the grave. Sometimes the weight is more than I can hold. I'd rather fail than never really know. Never takes forever. I will die trying if it takes forever. Ragazzi, penso che siamo giunti all'ultima parte, gli ultimi due match di questa puntata di Civilization, che comunque ci ha dato molte informazioni, partendo dall'Este Bratt e Mike Emmett, che di certo non si amano, poi Kimber e Jason che vuole che titolo... penso che si sia visto, sì. Kimber e Jason contro Tina ormai penso che sia quasi certo per settimana prossima, sì. Poi titoli di coppia settimana prossima, le Top Red Games contro The Asgard Disasters. Steve Andrew ha perso contro Ferrer, e Ferrer va a WrestleMania nella Money in the Bank. Tommaso Cappelli ci va anche lì, quindi Tommaso che ancora ha mantenuto la sua imbattibilità. Insomma, tante cose, magari non di troppo conto, sì, magari non troppo, cioè nel senso non è che sono successe cose clamorose, sì, in effetti, però sì, beh, non hai più volte, però beh, però comunque sia c'è Ross che c'era già un pranzo, intenso, chi ha visto Fastlane sa perché. Settimana prossima, ragazzi, avremo un face to face a questo punto. Dai, già pranzo non può nascondersi per sempre. Presumo di sì, perché cioè a meno che se ne vada dall'America. Poi vabbè, ma c'è la manager. Vabbè che manca una volta. Lo so. Quello è il fatto, solo che boh. Ma io penso che settimana prossima ci sarà, dai. Beh, per me è molto strano come situazione comunque. Perché i messaggi uno può dire sì, è stato John Pranzo, ma chi te lo dice che è John Pranzo? Beh, diciamo che John Pranzo. Il problema di John Pranzo è che è stato ripreso mentre spendeva belle parole anche nei confronti di Refor. Cioè non è che dice non ha mai avuto rapporti con Refor. Sì, non è che tu dici sì, è stato lui. Capito? Cioè non si sa se è veramente lui, però cioè, c'è Ross, okay. Dicono di sì, sì, però c'è Ross, sai che è spinto dalla sua ira, la sua rabbia, non lo fa ragionare, e quindi insomma. Beh, ricordiamoci quando era talmente incavolato che si è messo anche contro la Cougar Army così a caso. Ma voleva farlo, aspetta, però lì era diverso, perché comunque sia sperava di trovare qualche alleato. Qua la situazione è diversa, perché qua c'è Ross, sembra quasi incatenato. Sì, qua c'è Ross, sembra quasi incatenato, cioè non riesce a sopportare l'idea che qualcuno l'abbia fatto perdere. Sì, beh, in effetti, non ha tutti i torti, Io però ti chiedo, visto che ti chiedo, secondo te cosa, aspetta, no, che motivo non ho capito, visto che lo conosci, secondo te che motivo c'ha John Pranzo per farlo perdere? Sai che io sinceramente non ne ho la più pallida idea, perché gli ha detto praticamente che, diciamo che per Pranzo è come un figlio, quindi diciamo che Shane più o meno lo vede come una sorta di padre acquisito, diciamo, sì, padre, sì. O zio, per fare un esempio. Quindi cioè, pensare che tu hai un legame con una persona che vabbè non conosci, ovviamente non è sangue del tuo sangue, che ti tratta tipo come un suo familiare, e poi lo vedi che spende belle parole per un altro, sì, in effetti non è che ti fa girare le palle, è chiaro. Qui intanto il match invece vede molti schieramenti, no. Già prima ragazzi, sì. Quando si erse sul ring c'è sempre tanta intensità, cioè veramente tante botte, ma tante botte,
ma anche con Barclay lo stesso. Ora, ora però Barclay è un problema. Il problema è sotto forma di Barclay. Allora, intanto Barclay non è al 100%. Sì. Perché Mike Emmett lo ha praticamente distrutto sulla scrivania dell'ufficio del general manager. Quindi non penso che Barclay abbia una resistenza infinita, cioè, e che si sia rimesso al 100%, però beh, non sarebbe uno scandalo, no. Visto i colpi che ha subito. Sì, non è, infatti anche guarda qui, cioè, è stato praticamente distrutto Lester prima, infatti non riesce a carburare. E tu mi insegni che Sierza poi è uno che insomma fa male e colpisce duro, quindi abbastanza. Mi ricordo Danny Johnson. Giusto un po'. Che lì, no, ma lì secondo me è stata quando David è caduto per te, è caduto giù, che ha messo male secondo me la gamba. Sì, però l'ha trascinato pure Sierza. L'avevo capito. Qui intanto. Vabbè, big splash. Tanto ricordiamo il nostro main event, ragazzi, che non è un main event da poco, perché poteva essere anche il main event di WrestleMania, Refro contro Roxon, se Adams non fosse stato lì. E invece, cioè, e pensare che tutto è partito con Fiulo. Guardate com'è strana la vita. Sì. Cioè, con Fiulo che voleva questo il match per il titolo TWF, poi, no? E Roxon ha vinto la... Oh, si è spombo! Oh, mamma mia, aiuto! Mi sa che Barclay ormai ha dato quello che ha dato, cioè. Ma penso che sì. Poraccio, dai, che può fare di più? Uno, due e tre. No! Non ci credo. Mamma. Vabbè, Barclay qua ti fai più male che bene, comunque. In effetti. Non, cara, non è che abbia molto. Non è che abbia molto da guadagnarci Barclay da sto match. No, assolutamente. Cioè, Io ti dirò, io sono un fan di Barclay, infatti sì. Ho avuto modo di scambiarci qualche parola anche dietro le quinte. No, quello magari alle ragazze. Barclay, sinceramente, con tutto rispetto, cioè, non mi attraggono gli uomini, sinceramente. Però è una brava persona, per carità di Dio, però quello che stai facendo adesso, anche il kick out, è controproducente. Cioè, poi pensa un possibile riattacco di nuovo di Mike Emmett. Ma Mike Emmett chissà dov'è adesso. Appunto. Pensa, sta sotto, cioè, non si sa dov'è. Oddio. Adesso lo esageriamo. Beh, tutto il ring. Beh. Oddio. Tiene un elefante importante per stare sotto il ring, onestamente. Non saprei. Comunque, ragazzi, settimana prossima avremo due match titolati e poi il face to face. Vabbè, Barclay. Poi stavo dicendo, abbiamo il face to face tra Shane Ross e Giovanni, quindi una puntata imperdibile settimana prossima. Se questa è intensa, pensate alla prossima. Aiuto. La prossima sarà ancora di più, secondo me, perché c'è più impatto. C'è più da scoprire. Sì. Specialmente appunto fra Shane fra Shane e Pranzo. E oddio. Oh, mamma mia, Barclay. Barclay comunque si è ripreso. Sì, che a lottare io ho trovato uno dei migliori lottatori che abbia visto nel suo periodo, ovviamente. Nel suo periodo sembra anche una brutta cosa. E sai che ti dirò la verità, mi sarebbe piaciuto vederlo. Oddio, ecco. Cosa ha deviato? Sierza ha deviato tutto. Adesso è Sierza. Giusto un po'. Oddio, no. No. Mi sarebbe piaciuto vederlo contro David quando erano campioni. Cioè, l'anno scorso praticamente. Ah, contro David Johnson quando era campione David Johnson. Dice. Sì. Beh, Barclay nello stesso periodo. Sì. No. Non mi sembra. Uno, due e no. Beh, Sierza, diciamo che è un po' più freschetto rispetto a Barclay. Quindi. Barclay è al 40% più o meno. Più le botte di Sears facciamo al 25-26. Quindi sì, non è che. In effetti. È molto. Oh, attenzione! Oh mio Dio! Crabbit super. Però ragazzi, mi sa che la chance fra David e Barclay è andata a farsi fumare, perché a questo punto David è fuori dalla compagnia.
Paradossalmente il main event, oh, non abbiamo parlato del main event di WrestleMania. Paradossalmente, perché forse ci sono tante, tanta carne al fuoco che alla fine, no, il main event sai, c'è appunto questa rivalità che si è appena creata fra Mike Emmett e Barclay, poi Cougar Apocalypse, appunto, Storm, Cougar Apocalypse che va avanti da Royal Rumble, Storm, Bernie, vabbè, Money in the Bank, forse è quello meno di cui c'è da parlare, in verità, perché viene il futuro, quindi insomma sì. No, vabbè, c'è da poco da parlare perché non c'è una storia, capito? Sì, non è che tipo ci siano delle rivalità in mezzo, non so, per dire Tommaso e Sears in rivalità, per fare un esempio, Gianmarie Mito e Martin in rivalità, per fare, io penso che in questi tipi di match devi solo il lottatore deve soltanto aspettare per WrestleMania, perché ha la chance, sì. E quindi però Gianmarie Mito, mamma mia. Lo schieramento? Uno, due non c'è tre. Mamma mia. Ma la rushata con questa Boston Crab dolorosissima. Eh sì. Però sì, è un passo. Ragazzi. A me si piace. Se Barclay fosse stato più fresco, secondo me non penso che Sears si sarebbe salvato. E non avremmo visto un Barclay così dominato. 1-2 vabbè. Sì, qua solo due, forse aveva anche la testa sotto la corda, diciamo. Sì, penso anche alla mano più o meno, perché come era steso. Sì. Oh, qui Barclay fa un bel volo in piscina. La schiena, ragazzi, fa crack. Mamma mia. Il match. Secondo me il match sta andando però a favore di Barclay, perché si alza un po' perso la condizione. Sì, diciamo che è partito subito con lo sprint e poi gli sono finite le batterie, sì. Diciamo, perché vabbè che è vero che Barclay, come abbiamo detto, non è al 100%, però non è che lo può sottovalutare così. Stiamo parlando di un campione che alla fine dei conti non è una pippa, No, ma infatti è strano vedere. Oh, attenzione, Sears! Oh, mamma mia, Barclay! Qui è per tendere un po' troppo, Ecco, l'unica pecca di Andrew Sears è questa, ovvero pretendere troppo. Qui però ancora un splash. Qui il match è Dai, ci sta riprendendo. Qui il match è finito, non lo so. C'è la Alabama Slam. Sì, mamma mia, aiuto. Te lo va a chiudere, lo schienamento. Il match è finito, dai, su. Arbitro, forza. Uno, due e non c'è tre. Va bene. Ma attenzione! Mamma mia! E il match ovviamente finisce, ma vince Barclay per squalifica. Ma che schifo! Sì. Ma anche dagli dell'uomo di merda offensivo. Perché? Dai, non è Mike possibile. Emmett si diverte adesso sulle macerie, sui brandelli di. Mamma mia! Di essere Barclay, Barclay umiliato, cioè stasera veramente serata da scordare per Barclay in tutti i sensi. Se ne andrà un po' a cercare, ha tradito letteralmente Lester, Lester, Mike Emmett, tradito da solo. Intanto Reford si riscalda, perché tra breve avremo un grande main event, ragazzi. Entox Reford, il campione WWF contro il campione del mondo TWF Roxton, nonché il vincitore della Royal Rumble. Un campione che onestamente, se ti posso dire la verità, non ha dimostrato una mazza di meritare la cintura Fastlane, neanche la Rumble, forse di dare ragione a Shane. Beh, a Fastlane però ha rischiato forse molto di più. Sì. Ricordiamoci che alla Royal Rumble Cougar era più di là che di qua con la testa, quindi Cougar l'ha fatto un po' da schifo, parliamoci chiaro. Non ha lottato come il vero Cougar che abbiamo visto. Diciamo verità, se vogliamo parlare di campioni, non possiamo non sottolineare la prestazione eccellente di Roxton a Fastlane. Ragazzi, ma Roxton comunque, ragazzi, complimenti, ha vinto la Royal Rumble, è campione TWF al Main Event di WrestleMania. Cioè, quest'uomo è praticamente su tutti i giornali. Posso dire però la mia, è stato sfortunato. È stato sfortunato perché lui, essendo il vincitore della Rumble,
avrebbe potuto fare un match one on one con Refor. Invece si trova questa questo, capito, questo fardello sotto forma di Adams, capito? Vabbè, questo fardello che a sto punto si trasforma in intanto vociferato, detto in 3x3, perché ormai chiaro, no, ormai, ormai ci sarà, sì, chiaro, poco ma sicuro. TWF, Roston è campione TWF, Refor è campione WWF e Roston lo può affrontare dato che ha avuto la Royal Rumble. Diciamo che non gli è andata proprio benissimo, però ne ha fatta di roba quest'anno. Diciamo, poi ci saranno due titoli in palio a questo punto, no? Perché anche non è che Roston non metterà in palio il titolo di... lo deve mettere in palio per forza, lo sai perché? Perché Adams ha comunque vinto quella chance contro Fiulo. Quindi non è che neanche a dire. L'unica cosa è che se noi sarebbe giusto che se Adams dovesse vincere, magari il titolo potrebbe. Però vabbè, non sarebbe giusto perché me ne metto in WrestleMania. Però dal punto di vista, diciamo, dei diritti sarebbe giusto che non lo perdesse. Però Refor, io farei che se Adams dovesse schienare Roxton a questo punto, Adams si leva dalle balle, perché appunto lui il suo l'ha fatto, ha vinto il titolo. Sì. E quello che ce ne rimane, cioè si trasformerebbe poi dopo in un match uno contro uno. Diciamo. Non lo so perché sai, Adams arriva a nemmeno WrestleMania e poi vorrà tutto. Insomma, non è che va lì e vuole soltanto una cosa. Sì, no, beh, quello ci mancherebbe altro. Però l'unica cosa è che non capisco se sarà un match a un 3x3 normale o eliminazione, ecco. Io farei l'eliminazione perché sarebbe più intenso. Sì, ad eliminazione, ragazzi, avremo un vincitore unico. Cioè, non puoi dire che non ha vinto. Sì. Perché, cioè, li ha schienati tutti e due. Chiunque esso vinca, ovviamente. Sì, sì. Quindi, intanto, ragazzi, Roxon dimostra il suo stile rissoso. Sì. Sì. Roxon è pronto comunque. Abbiamo visto anche a Fastlane, ragazzi. È Roxton 3.0 questo. Sì, davvero. Se manco 2.5, 3.0 direttamente. Questo è un grande Roxton. Forse è il miglior Roxton dall'inizio della sua avventura in WWF. Forse rivaleggia col Roxton che era campione internazionale. Diciamo, secondo me. Secondo me invece no, perché quello là era il tassello prima. Che senza quel regno Roxon non sarebbe mai diventato primo sfidante. È il Roxon che è adesso, sì, bene, anche. Diciamo che gli è servita quella cosa. Però ha fatto la gavetta. Beh, quello sicuro. Beh, gli ha fatto un gran bel curriculum. Oh! Vabbè. Ecco, Refor non deve fare queste cose in un triple threat. No, non può rischiare così tanto Refor. Anche perché è lui. Parliamoci chiaro, quello che ha più da perdere comunque. Perché è vero che Roxton può perdere il titolo TWF, però può vincere quello WWF, che onestamente è più importante. No, quindi, aspetta. Non è una perdita. Aspetta. Se perde il titolo TWF non può vincere il titolo WWF. No. Sì, è vero, giusto. Vabbè. Giustamente, no, c'è ragione. Che se perde giusto. Comunque il match se ne va a casa. Però Refor comunque ha tutto da perdere perché ha il titolo massimo, a parte gli scherzi, dai, c'è poco da dire. Diciamo che quello che non ha da perdere niente è Adams, che potrebbe vincere tutto. Anzi, Adams ha tutto da guadagnare. Potrebbe farti l'otto. Sì, infatti. Pensate se questi due si danno battaglia e si eliminano e Adams vince. Mamma mia. Cioè, l'uomo di altro che uomo del momento. Sì, veramente. Adams farebbe filotto, come si suol dire, e prenderebbe tutto a bassissimo prezzo. Cioè, un affare assurdo. Sì, cioè, comunque già l'ha fatto l'affare, eh. Cioè, non è che... Fa il 2x1 come supermercato. E poi, sai, però, è vero che Refor perde tutto, ma... Oh, però non penso che lo chiuda subito, anche se Refor è un po' sordito. Ma non credo, vediamo se va. Uno, due, no. Stavo dicendo, pensa se Adams vince. Cioè, praticamente è... non dico che gliel'ha servito su un piatto d'argento, ma Roxon ha fatto del suo. Perché se Roxon non avesse battuto Ernemor, ora sarebbe Ernemor contro Adams. Adesso è meglio. Sì, vero. E da una parte io, fossi stato in Roxon, sai, è meglio vincere un main event 1-on-1 che insomma rischiare di perdere, effetti, sì. Perché
comunque tra Voltretta rischi comunque di perdere. Sì, forse questa di Roxton a Fastlane poteva anche farci sconfiggere. Però tu pensaci, dall'altra sì. parte non puoi, non puoi insomma far finta di perdere. Cioè, tu vai lì, lotti il match, tu lo lotti, non puoi cioè, non è che ero perne morta pagato, capito? Quello è il fatto. Se ti pagava, beh. Poi diciamo comunque Dragon Suplex, Butterfly Suplex. Sì, andiamo un po' il match, ragazzi, perché ormai abbiamo speso molte parole riguardo questa faida, ma è chiaro che. A proposito, Adams. Adams si riposa fino a questo impegno. Poi arriva, vince tutto e va a casa. Ah, si riposa fino a prestare in ok. Probabile. No, non lo so. Forse. Intanto gli Yes Kicks, oh, troppo vicino. Comunque il pubblico è partecipe, ma non tantissimo. Beh, stanno chiaro, anche loro che però a Fastlane e a... Allora, a Rumble è andata di culo. Però i due stanno dando il massimo, ragazzi. E Top Strapper qui, bella, le... La strategicità incredibile. Aiuto. Flam for Arma, poi. So, un braccio. Sa... In faccia. Yes Lock! Attenzione, Yes Lock, ragazzi. Ma Roxton forse riesce di vincolare. Sì. Riesce di vincolare. Beh, ovviamente è più forte fisicamente. Dragon Shot? No, con la gomitata, no? Non è la Dragon Shot. No, secondo me la fece con Dragon Shot, la prego. No, la gomitata. Già, non si sarebbe già rialzato, dai. Ecco, questa l'ho vista. Questo invece è il cazzottone di Roxton, però se l'è preso. Sì. No, perché Rayford quando segue il Dragon Shot e la gomitata è strano, perché porta avanti entrambe le gambe e le braccia, non si capisce cosa fa. Vabbè, cioè si capisce, quindi per l'equilibrio, vabbè. Qui c'è attenzione, Roxton vuole l'altro Thunder. Thunder invece no, non può fare. No. Beh, Rayford comunque è una grande difesa, che già l'abbiamo visto contro Scirrozza. Scambio di colpi qui, fa powerbomb. Sì, ma mamma mia. Per rilascio. C'è lo schieramento 1, 2 e non c'è 3. Comunque, ragazzi, una card di WrestleMania che cioè parlare dir poco. Cioè, veramente c'è di tutto quest'anno. Sì, veramente. Cioè, proprio cioè i pazzi, i carcerati. I pugnoni e anche le botte botti tutto le botte Yes Kicks, c'è una bella incredibile questi due, però pensi a questo l'Armenia, però cioè, per me sarà un 3-3-3 sarà un 3-3 e quindi secondo me è diverso il match, sarà diverso, non so se sarà il massimo dello spettacolo, però è perché sai, sono i 3-3 a volte sono match un po' strani, particolari, quindi quello sì. Quindi attenzione, però ancora Rayford mi è troppo Roxton, non ci credo, dal nulla. Hai visto come l'ha preso? L'ho fatto girare e stanno subito. È incredibile, dai, questo è Roxton da 10. Da 10 pagelle. 1, 2 e no! Dio, ragazzi, non ci sta mandando un messaggio importante comunque. Mamma mia. Questo dopo la Chandler in corsa. Ma qua Rayford non c'è, ragazzi. Oddio. Ha resistito a 6 penso che erano ginocchiati in testa. Vabbè. Rayford. German Super. Sì, però è molto stanco Rayford, che deve entrare il Dragon Shot. Mi sa che ci punta adesso. Non lo so. Rayford aspetta troppo tempo. Ma secondo me sì. Vediamo. Si sta preparando. Si rialza per avere un po' di. Sta preparando lo shot. Si è preso, finita. Questa l'ha preso bene, però. Sì. 1, 2 e 3. No! Il conteggio di 2 si è salvato, neanche. No, vabbè, il 2 sì. Dai. Mamma mia, cioè, ragazzi. No. Neanche dici 2,99 centesimi. No, 2,300. 2 e 4. Sì, infatti. Attenzione, Rayford qui rischia. Rayford rischia. Mamma mia. Dropkick incredibile.
chi sbaglia qui i record, però. Qual errore sì. non lo puoi fare a WrestleMania, questo errore. Se no a WrestleMania vai a caso. Sì. Si licenzia. Oh, no? Attenzione. No, vabbè, qui è proprio. Allora sei un ciula, gliela fai lì vicino. Appunto. Infatti. Ce l'hai corro anche te. Ed è pure stanco, Beh, anche Rosco non penso che. Non penso che abbiano fatto una passeggiata. Dice... Guarda il suplex, lo tiene! No. Rosson aveva la punta del piede sotto le corde. Oh, Dragon Shot. Qui è la distanza corta, però non ha sì, la qua di... va vuoto. Cioè, come l'ha parata Rockstone? Incredibile. Penso che si sia solamente spostato. O forse l'ha spinto un po' con le mani, spero che per terra. Comunque, ragazzi, sti due veramente stanno dando dentro, Mamma mia, aiuto! Fratello! Mamma mia, raga. Cos'era? Un Phoenix Splash? Più no, Red Arrow. Red Arrow. Ah, vero, sì, giusto. Sì. Attenzione! Perché... Oh, qui Rockstone vuole chiudere. Mamma mia, aiuto. Mamma mia, Breaker. E qui penso che il match va in game over. È caduto male, Refor, Vediamo se Rockstone va con la stunner. È la terza? Sì, è la terza del match, ragazzi. Uno, due, e tre. Attenzione, questo è un messaggio importante. Allora, guarda, giusto un pochino. Leggermente direi. Ha battuto giusto il campione da WBF. Sì. Un Refor che, attenzione, mai così deludente. Perché con Fiora ha perso settimana scorsa. E poi oggi, vabbè, deludente oggi no, però ha perso, quindi diciamo che non è stavolta che ha perso pulito. Sì, stavolta sì. Però mai così negli ultimi sette mesi. Hai visto il replay? Secondo me lì era un calcio più o meno altro che al limite. Al limite, dai, diciamo, dai. Giusto, infatti. Diciamo di dire, chissà se di Adams vedremo tracce, insomma, perché non, secondo me non è neanche qui. Stai attento perché sto l'ha chiamato. Ma no! Cioè, lei ha i contatti, lo dica, lo ammetta. Vabbè. E qua ragazzi è troppo facile però Cioè è troppo facile. Rockstone forse sta ancora esultando, ma solo se... posso dire la verità. Vabbè, però cos'è facile, Adams, su. E dai, no. Rockstone è fermo nel ring. Era fermo, mi sembra, dentro nel cioè, sì, è nel ring. Infatti vabbè, ma allora si stronzo. Scusa, allora sì, si stronzo veramente, Adams senza pietà con il London Eye da adesso papi. Sì. La sua mossa fa il suo pugnazzo atomico più che altro. Mamma mia, Adams comunque sia, ragazzi. Cioè, è vero che alla fine del match, però è importante, Vuole mandare un messaggio, ragazzi. Cioè, sì, lui c'è. Ci sono anch'io nel match, no, così, vanno per Dio. Con queste immagini. Dai, mandare filoni. Non vi scordate. Davide Montebello. L'appuntamento, ragazzi. E alla prossima. Ciao! Ciao!